Di conseguenza c'era un centro per recuperi balbuzienti, un centro proprio specializzato. Ad un certo punto cambia il direttore e arriva la direttrice era una bellissima ragazza. Ha notato un po' chi stava in difficoltà ed erano tre giovani, belli anche loro. Per invogliarli ha detto: ragazzi, tra un paio di mesi facciamo un esame, se qualcuno di voi fa un progresso, vedo che c'è qualche miglioramento, lo invito a cena e dopo può anche passare una bella serata, perché voi siete belli, io sono single. Allora i tre ragazzi, capirai, si sono messi con l'impegno massimo. Dopo due mesi arrivano fatiti per esame. Chiama il primo e fa: allora, avanti il primo, tu di dove sei? E quello fa: mi! No, stai tranquillo, non ti agitare. Di dove sei? Mi! Se ti agiti, no, no. Stai tranquillo, tutto sta nella tranquillità. Di dove sei? Milano. Vabbè, siediti. Il secondo, tu di dove sei? Rrr! Di dove sei? Rrr! Non ti vedi agitare, stai tranquillo. Di dove sei? Rrr! Roma. Vabbè, si siede là. Arriva il terzo, tu di dove sei? Ascoli. Dalla mamma. Vanno a mangiare la pizza, passano la notte insieme, la mattina si svegliano nel letto, fa la direttrice a lui: sono contento dei tuoi progressi, risponde per Piceno.